Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di una linea che ho trovato in questi giorni che sono stata naturalmente da Lidl. Non ero tanto sicura se realizzare o meno questo video, più che altro perché non so se può essere, diciamo, interessante per tutte, però poi mi avete risposto nelle Instagram Stories che sarebbe stata una buona idea e quindi sono qui a parlarvene. Premetto che è la prima volta che trovo questi prodotti della linea Bio Bebè nella mia filiale più vicina, quindi non so bene darvi una recensione approfondita, magari vi farò sapere nei prossimi video, ma comunque ho visto che sono prodotti con inci fatti davvero molto bene e adatti secondo me soprattutto o ai bambini oppure a chi, come me, ha la pelle molto sensibile. Ma adesso vi spiego tutto. La linea di cui vi parlo si chiama Bio Bebè ed è composta principalmente da 5 prodotti. Rispetto alla linea Lupilù, che appunto è la linea per bambini proprio di Lidl, questa linea Bio Bebè è una limited edition. È disponibile naturalmente fino ad esaurimento scorte. La Bio Bebè è composta da bagno corpo e capelli, olio corpo, bagno corpo e capelli, pasta protettiva, crema corpo e sapone liquido. Per prima cosa ho trovato il bagno corpo e capelli delicato. È un prodotto biologico che contiene 250 ml di prodotto e naturalmente questo, come tutti gli altri prodotti Bio Bebè, sono vegan, ok? Quindi vegani e certificati IAB. Non contengo parabeni, paraffine, oli minerali, cocamidea, PEGS, LES, SLS. E la maggior parte degli ingredienti sono di origine biologica. In questo caso il bagno corpo e capelli ha un PAO di 6 mesi ed è 100% made in Italy, cosa molto importante. Passiamo poi alla pasta protettiva delicata, naturalmente anche questa prodotto biologico, ed è questa qui. La confezione contiene 100 ml di prodotto. È certificato IAB vegan, ok, ha un inci fatto molto bene in quanto tutti gli estratti sono di origine biologica. Questa nello specifico è a base di acqua, glicerina di soia e zinco. L'ho presa, diciamo, perché penso che possa servirmi in futuro. Sapete, data la gravidanza, il prezzo è di 4,49 euro, quindi 4,50 euro, e appunto non vedo l'ora di provarla. E naturalmente è una pasta protettiva che serve o servirebbe a lenire gli arrossamenti della pelle, sia dei grandi che dei bambini. Passiamo poi all'olio corpo delicato, che contiene 250 ml di prodotto, ha un PAO di 6 mesi ed è praticamente a base di olio di mandorle dolci, glicerina di soia, insomma è un mix di tantissimi oli naturali più il tocoferolo, contiene anche aloe e calendula. Questo olio corpo, oltre che naturalmente essere ottimo, secondo me, sulla pelle delicata dei bambini, può essere adatto anche, diciamo, ai grandi, magari per massaggiarla o se si hanno delle irritazioni. L'olio ha un dispenser molto molto simile a quello del bagno corpo e capelli e questo è molto comodo, soprattutto per evitare appunto gli sprechi. Molto simile all'olio abbiamo anche la crema viso e corpo delicata. Contiene 250 ml di prodotto e anche questa è a base di acqua, olio di oliva e glicerina. Secondo me è una crema più adatta non troppo al viso, ma più al corpo. Essendo davvero molto ricca di oli vegetali, io vi consiglio soprattutto di utilizzarla su voi stessi o magari su un bambino, più che per il viso, proprio sul corpo, perché in questo caso sulla pelle secca o dopo il bagno, la doccia, eccetera, dà proprio più un effetto morbidezza, almeno leggendo un attimo la lista degli ingredienti. Infine, ultimo prodotto Bio Bebè è il sapone liquido delicato. Anche questo inci ottimo, contiene 250 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Io ci tengo assolutamente a sapere se anche voi avete già acquistato prodotti Bio Bebè, se magari li avete già provati su voi stesse, se vi siete trovate bene o meno. Vi mando come sempre un bacio grande. Rimanete
Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!